No! Per cosa? Caspita, sta succedendo! No! Ok, è letteralmente orribile. Questa roba si chiama Enocide. No, 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 no. No, 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 allora, io ho appena avviato questo mondo. Ho letteralmente appena avviato questo mondo. È totalmente notte. E ci sono creature mostruose, come si può ben vedere. A parte i mob normali che mi stanno uccidendo. Infatti io direi di entrare immediatamente in questo igloo. Sì, però se è pieno di robe, io come diamine faccio, porca miseria. Allora, prima di tutto avete sentito quel rumore? Cioè, quel rumore non era di certo un rumore normale. Non era normale, io mi sono chiuso dentro. Ebbene, ciao 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 ciao, bene. Ok, perfetto, adesso cerchiamo un attimo di riorganizzare le nostre idee. Quindi prima di tutto facciamo una crafting table, perché appunto qua siamo nel mondo di, oh mio dio, allora di questa persona qua, di Aha, di Hanebobarbus Enocide, ok? È una cosa molto difficile da pronunciare in effetti. Allora, ripetiamo, Hanebobarbus Enocide, una roba del genere comunque. Praticamente sto qua, cioè una nuova creepypasta, ma è veramente, cioè allora è molto... Sembra quasi vera effettivamente. Per chi non sapesse che cosa sia questo Enocide, praticamente lo chiamerò sempre Enocide, perché è più semplice. Beh, praticamente è una sorta di creatura comunque su Minecraft, però nella realtà è tipo un profilo su Facebook. È tipo una persona che adesca gli altri, insomma. Infatti sono state create molte pagine Facebook molto inquietanti. E dobbiamo appunto indagare su questo coso. Questo potrebbe essere veramente effettivamente reale. Questo è Enocide che ci sarà in questo seed. Perché appunto il suo seed, magari lui, questa persona qua che sta dietro la tastiera, che caspita ne so, ha un seed apposta. Ed effettivamente magari è questo qua. Infatti andremo ad indagare. Se succederà qualcosa vuol dire che questo video l'ho caricato, altrimenti no. Però io direi di iniziare a muoverci, anche se stanno rompendo le palle gli zombie qua fuori. Zombie qualche caspita sono. Io direi di iniziare a scavare qualcosa sotto, perché chiaramente... Insomma, cioè dobbiamo iniziare a prendere qualcosa. Allora, ho preso molta pietra, come vedete ho scavato un tunnel lunghissimo. E praticamente mi sono reso conto di avere una torcia di redstone in mano. Ma l'ho presa io per caso questa? Credo di sì. Cioè, secondo me, mi pare che all'interno di questi igloo ci siano delle torce di redstone. Ma non lo so, spero che non mi sia arrivata nell'inventario a caso, perché non me ne sono accorto in questo caso. Però, praticamente, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire da qua, perché sennò... Insomma, dovremmo... Cioè, dai, però è pieno di mostri, ragazzi. Cioè, se vedete, è pieno... È veramente pienissimo. Non so, allora, cerchiamo di uscire da quest'altra parte. Facciamo così e via, scappiamo. Scappiamo, diamoci via, via proprio. Via, via, via. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo cercare delle strutture particolari. Magari tipo un villaggio, qualcosa. Perché praticamente questo Enocide, io so, che si presenta, si manifesta in... delle strutture apposta, tipo, no? E quindi, oh porca miseria. Quindi è molto pericoloso, ovviamente, perché ci sono, oltre ai mob normali che spawnano normalmente in questo mondo, mannaggia loro, spawnano anche creature un po' più particolari dei mob normali. Perché io le ho viste queste creature, non sono affatto belle, sono veramente tremende, raga. Cioè veramente, ho tipo visto degli occhi gialli prima. Magari mi sbaglio, però, cioè, sono abbastanza certa di aver visto degli occhi gialli. E ok, cioè nel senso, vi rendete conto che non è una cosa normale? E cosa sono quelle robe? Allora, fermi tutti. Via, tu muori, schifo. Dai, che palle, ma ogni volta ci devono essere i mob di Minecraft che devono rompere le palle. Ecco, tipo sti così qua già non sono normali, effettivamente. Già non sono semplici mob di Minecraft, perché su Minecraft io non mi pare. Cioè, sembrano quasi degli zombie, effettivamente. Però su Minecraft non mi pare ci siano questi mob. Io devo stare anche attento alla vita, perché questo mondo è molto pericoloso, appunto, anche per via di questo Enocide tizio. Allora, guardate qua. Raga, cosa? Vedete? Vedete la mappa? Questi sono effettivamente degli occhi. Quelli sono degli occhi, raga. Io... Ok, ok. Avete visto? Cioè, state vedendo, vero? Ok, via, tu muori. No. Non lo faccio più. No, non si può fare, raga. Cioè, mi sa che bisogna fare tipo... Ok, bisogna fare col piccone, tipo. Però non posso. Non posso spaccarli perché... Perché... Oh, no, 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 no. Via, dobbiamo scappare immediatamente. Ma cosa sono questi occhi? Scusate un attimo. Io mi devo avvicinare perché a volte vedo questi occhi qua. Avete visto? Ok. Raga, non è normale. Cioè, veramente. Ok, questo mondo è terribile. Andate via. Perché, vedete, se io mi giro praticamente sti cosi mi seguono, E questo è il fatto, capito? Io non è che posso scapparmene. Raga, che caspita sta... No, 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 è pericolosissimo, è pericolosissimo. Mi sto cagando addosso. Raga, no, no, no. No, 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 no. Io mi sto cagando addosso, per favore, basta. Cioè, qua non è... Allora,
dobbiamo andarcene via da qua, perché non è possibile. Qua in pianura normale è super pericoloso, raga, e mi sto cagando addosso. Non so se si sta vedendo, ma seriamente non riesco. Io sto effettivamente panicando, come si può ben vedere. Ok, però cerchiamo di stare tranquilli, di andare da questa parte, e effettivamente sti qua mi stanno seguendo. Mo ditemi cosa devo fare io, cioè nel senso, è pieno. No! Per cosa? Caspita, sta succedendo? No! Raga, ho letteralmente due cuori, come ben potete vedere. Io sono uscito dal mondo perché stavo per... cioè, mi stavo cagando addosso perché ho detto, ok, adesso magari muoio e quindi vorrei evitare di morire, quindi esco dal mondo. Però cosa è successo? Praticamente sono entrato nel mondo e ho tolto l'X-ray perché ce l'ho per appunto la Fulbright, se no qua non vedete un cavolo, come ben vedete. Quindi praticamente cosa è successo? Io sono entrato qua dentro e mi ha teletrasportato qui, cioè proprio qui al punto iniziale dove c'è il nostro igloo. Ok, no, c'è effettivamente davvero qualcosa di troppo strano in questo mondo, raga. Non è normale, cioè ci rendiamo conto, perché è come se qualcuno però effettivamente, se ci pensate, avesse voluto salvarci quasi. E non so se definirlo bello o inquietante, perché veramente... guardate, non so se definirlo, perché è un po' inquietante, anche se c'è qualcuno che ci vuole salvare, ma un po' inquietante lo è. Raga, sono arrivato in un villaggio, c'è una torre enorme qua praticamente. Però questi cosi continuano a seguirmi dovunque io vada. Io non so se c'entra sto genocide su quel che caspita, e non lo so nemmeno io sinceramente. Genocide. Ancora il nome non l'ho imparato, ma perché è tipo super difficile, cioè nel senso, non è come Jonathan Galindo il nome. Porca miseria. No, è pieno di... cioè è troppo pieno. Prima di tutto io vorrei trovare tipo qualcosa, quindi entro nelle case che mi sono cagato addosso, ovviamente, perché quando mai ci sono dei villager che... Allora, fermi. C'erano quelli che spaccavano le porte, avete visto? E ok, facciamo una cosa prima che succeda il peggio. Vediamo tutto, ma... le creature devono restare al minimo. Perché sono sti villager del cavolo che non serve? Non serviti a niente. Perché dovrei tenervi qua? Assolutamente non c'è nessun motivo per cui io vi debba tenere qua. Però vabbè, lasciamoli perdere, sennò poi dopo perdiamo tempo inutilmente. Adesso sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tipo uscire da dietro, perché dobbiamo anche andare nella torre. Però prima vorrei esplorare questo villaggio alla ricerca di qualquadra che non cosa, tipo, cioè nel senso, alla ricerca di qualcosa, magari di pauroso. Via, veloce. Attenzione, perché qua sappiamo bene che è pieno di robe, cioè nel senso è tipo pienissimo. Ho visto qualcosa lì. Ho visto letteralmente qualcosa lì sopra. Sto vedendo qualcosa lì. Lo vedete anche voi, vero? Ok, direi di lasciar perdere le case perché è arrivato il momento di andare lì. Quindi, prima di tutto stiamo attenti, perché per carità Gesualda francosa, ma non dobbiamo permetterci di morire qua. Ma proprio mai. Anche perché qua, no, è pieno di robe. È pieno di robe, aiuto. Cioè, è pieno di Weeping Angel, questi qua che tipo mi vogliono far fuori, di questi angeli. No, dai, però è pieno, cioè raga, è impossibile sopravvivere in questo mondo, come si fa? Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, pazienza, per carità Gesualda. Dico così perché qua ho paura, ho troppo paura. Allora, prima di tutto, qua ci sono, c'è una torcia di redstone prima di tutto, perché c'è ancora sta torcia di redstone, ma allora vedete che non sono io. Cioè, nel senso, un'altra torcia di redstone, ma basta, perché ce ne sono così tante? Non ha il minimo senso. E qua torce normali, ok, va bene. Adesso abbiamo il coraggio di andare là sopra, perché io ho visto letteralmente qualcosa qua sopra, raga. Ho visto qualcosa. Abbiamo il coraggio. Andiamo, cioè nel senso, andiamo. Io non ho il coraggio, lo faccio per voi. Mi raccomando, lasciate like o iscrivetevi al canale, attivate la campanellina o robe del genere. Oh mio Dio! Ok, è letteralmente orribile. Questa roba si chiama appunto Aenobra, insomma il suo nome con Enoside. Ma come cazzo? Allora raga, io non capisco. Prima di tutto mi rimangono tre cuori, infatti dobbiamo stare super attenti. Per fortuna, ok, siamo stati super pro. Allora qua sopra c'era sto coso. Effettivamente, come abbiamo potuto vedere, questo mondo è posseduto dal tizio. Però raga, No, secondo me si è arrabbiato. Adesso ci caccerà ancora di più. Io ho paura che in questo mondo non è finita, purtroppo. Ho paura che continuerà ad esserci questa cosa. E mi sa che sarà ancora più arrabbiato di prima. Cioè, nel senso, arrabbiatissimo. E probabilmente mi darà la caccia adesso, perché l'ho fatto fuori.
Cioè, poi avete visto che non aveva una gamba e un braccio? Boh, non lo so, raga, è stato stranissimo. Mi raccomando, lasciatemi nei commenti, ditemi cosa ne pensate, ditemi se conoscete questa creepypasta, se sì o no. E che in realtà sembra anche quasi un po' reale questa creepypasta, perché molti dicono che sembra molto reale, però non lo so, potrebbe anche non essere reale, non lo so. Fatto sta che sicuramente questo sì è assolutamente posseduto da questa... da questo Enoside, che io chiamo sempre Enoside perché il suo nome è impronunciabile, non so come caspita si fa a pronunciare. Quindi ci vediamo ad una prossima avventura.